Il primo forum della transizione energetica terrà, con tanto di accento sulla A, a sottolineare che il problema della terra è proprio se terrà e come terrà, si è concluso con la terza giornata dedicata alla città sostenibili e alla qualità della vita. Ma il tema dei temi resta l'energia e tutti gli interventi sono stati concordi, troppo sbagli nella strategia che ci ha portati ad avere un solo fornitore o quasi. È stata una grande riflessione che ha messo a nudo i grandi problemi che oggi ci sono su questi temi. Bisogna fare anche una riflessione, in alcuni casi pure autocritica, perché se oggi, dopo 2 anni di pandemia Covid e nel corso di questa guerra della crisi ucraina, scopriamo una serie di fragilità del nostro sistema di approvvigionamento energetico e del nostro sistema ambientale, evidentemente dobbiamo ripensare alcune delle scelte fatte. Con l'ambiente in primo piano nella giornata conclusiva, tavola rotonda con i 4 presidenti di altrettanti parchi abruzzesi, viene fuori poi anche un contrasto, quasi un ossimoro dalle nostre parti. Siamo una regione che ha una sua particolarità, siamo la regione verde d'Europa e nello stesso tempo una regione fortemente industrializzata, la regione nel sud, nel centro-sud è la regione più industrializzata. Questo che sembra una contraddizione è un ossimoro, è invece una realtà feconda e fruttuosa, ed è per questo che noi dall'Abruzzo vogliamo lanciare dei segnali importanti e di riflessione su questo tema, proprio perché pensiamo di avere anche le capacità e le esperienze per poter portare il nostro contributo. Il sottosegretario Gava per il futuro era stata chiara sugli effetti della cosiddetta sindrome NIMBY, per cui la paleolica sì, ma non sotto casa mia. Tutti quanti vogliamo l'energia pulita, l'energia bella, l'energia rinnovabile, ma dopo non possiamo dire e non vogliamo il pannello fotovoltaico e non vogliamo vedere a 12 miglia dalla costa la paleolica che gira e non... quindi... Che ne pensa il presidente della regione? Troppo spesso ci sta l'incapacità, la scarsa volontà di assumere decisioni nella paura di scontentare qualcuno, e quando questa paura diventa parossistica evidentemente non si prende alcuna decisione. Non esistono decisioni che mettono tutti d'accordo, bisogna sempre avere come stella polare l'interesse generale rispetto a quelli particolari. Se uno riesce a puntare all'interesse generale non si fa fermare da riflessioni più piccole.